serata conclusiva di questa meravigliosa rassegna Luci della Ribalta, itinerari ed eccellenze della Campania. Assessore alla cultura, turismo e spettacolo della città di Padula, Tiziana Bove Ferrigno. Stasera altro importantissimo appuntamento della rassegna Luci della Ribalta con gli Stadio. Qual è il suo bilancio e soprattutto non è l'ultimo appuntamento, perché nei prossimi giorni lei ci ha riservato altre novità? Sì, è un appuntamento conclusivo di questa rassegna che è andata benissimo, diciamo che tantissimi obiettivi sono stati raggiunti rispetto insomma alle attese. Abbiamo avuto tantissima partecipazione di spettatori, di turisti e di gente che è venuta da tutte le parti, perché è stata fatta una massiccia comunicazione proprio a livello regionale, essendo questo, ripeto, un progetto finanziato dalla Regione Campania nell'ambito del PAC, quindi ovviamente le persone insomma ci hanno raggiunto da ogni posto, anche sfruttando quello che è appunto il flusso turistico degli stranieri che sono appunto arrivati sul nostro territorio anche grazie all'Expo 2015. Quindi grande soddisfazione, giornata conclusiva quella con gli Stadio di questa sera. Forse è meglio se andiamo via, ma fuori avrei freddo. Ma ecco, c'è un fuori programma che appunto colgo l'occasione di citare qui per invitare tutti a partecipare, tra l'altro sempre nell'ambito della nostra Certosa di San Lorenzo, nell'ambito del parco, una serata di musica lirica, di musica classica. Era un appendice che mancava al nostro programma ed eccoci qui alla rappresentazione quindi insomma di questa serata, grazie alla partecipazione dell'Orchestra Sinfonica e del Campana. Quindi un concerto omaggiato da un nostro concittadino, tra l'altro anche compositore e musicista, che si chiama Gianni Di Lisa, che vive a Salerno, ma un evento realizzato grazie anche agli sponsor e tantissimi amici che hanno contribuito. Quindi ingresso gratuito e tutti quanti do appuntamento al 2 settembre. Si chiude questa sera la kermesse Luci della Ribalta con un grande appuntamento, gli Stadio, un momento di promozione e valorizzazione del territorio di Padula e del Vallo di Diano. Ieri Capri, oggi Padula, due location d'eccezione della Campania. Musica ed arte possono viaggiare alla grande insieme. Beh, questa è una terra dove queste due cose devono viaggiare insieme, perché sono luoghi talmente belli, sono luoghi meravigliosi questi, e dove l'arte si appoggia bene qui sopra. Basta che ti guardi intorno, è facile per un artista trovare una bella location e poi esprimersi con tutto quello, tutte le cose da dire. La Campania è piena di queste cose, di questi luoghi, di questi posti, di queste atmosfere, e noi spesso ne approfittiamo, perché insomma meglio suonare in posti così belli che suonare in posti meno belli. Insomma, sicuramente per noi che è un'ovvietà eccezionale, però è vero, cioè, quando uno suona in un bel posto sicuramente l'animo si trova meglio, è più facile essere creativi in un posto bello. Quello che mi confonde, mi sembra di sentire il rumore di una nave sulle onde. Nel presentare il suo nuovo tour 2015 Canzoni, lo stesso Curreri ha voluto ricordare il suo mentore, Lucio Dalla, scomparso il 1 marzo del 2012, l'omino, come lui lo definisce, che lo lanciò al grande pubblico con il suo gruppo. Nel concerto sono stati proposti tutti quei brani che hanno reso celebre il gruppo emiliano: Sorprendimi, Acqua e Sapone, Bella più che mai, Ballando al buio, Chiedi chi erano i Beatles, solo per citare alcuni titoli. Anche senza corrente camminerà, ma questa sera vola, vola, le sue vene sulle case sono mille lenzuola.
come i pirati, ma in mezzo a questo che stanotte non ci sei. Artisti che collaborano con loro, con lui in particolare, ad altissimo livello, da Carlo Verdone a Dalla a Vasco Rossi. Questo significa che l'amministrazione comunale di Padova, che ha scelto gli stadi, veramente ha scelto delle persone ad altissimo livello. Io vi dico che per me sia finita qui, che sia giusto che sia così. Quello che la band di pop rock d'autore per eccellenza della musica italiana ha presentato al pubblico di Padula è stato un concentrato di intense emozioni e passioni, ma lo spettacolo è anche una sorta di dialogo col pubblico, con nuovi e vecchi amici. C'è una luna curiosa sul tetto che si ferma a guardare due ragazzi abbracciati in un letto. Ma chi me l'ha detto?